Il pollo è sul camino già da un'ora e mezzo. Ovviamente è ancora presto per essere pronto, perché ci vorranno circa 3 ore. Il pollo d'altra parte era pesante, sono 10,5. Allora, come vedete, abbiamo il fuoco sempre vivo, io ogni tanto aggiungo della legna. Deve essere dietro al pollo, non sotto, perché altrimenti lo farebbe bruciare. Sotto si mette invece una leccarda che raccoglie i succhi del pollo, ecco, fanno brilli, e ogni tanto pennellati sulla pelle, in modo da mantenerla morbida, non farla seccare subito, non deve seccare subito. È un tipo di cottura che ovviamente richiede molto tempo. Ecco, ad esempio adesso di mettere un altro pezzo di legno. Come dicevo, un tipo di cottura che richiede veramente molto tempo, però ne vale la pena. Ovviamente non bisogna lasciare il camino acceso così senza sorveglianza. Prima di tutto perché il fuoco va sempre sorvegliato, seconda cosa perché sta anche cuocendo il pollo e bisogna comunque tenerlo controllato. E come dicevo, ogni tanto basta fare così, ti dà una pennellatina con il suo grasso che rilascia. E insomma, si cerca di fare qualche cosa di altro intanto che ti aspetta, si può leggere un libro, si può guardare internet, si può chiacchierare, si chiama con qualcuno e intanto la casa si riempie di un profumo che è qualche cosa di speciale, così come speciale sarà il sapore di questo magnifico pollo. Questo è un pollo che ho comprato in una fattoria, per cui ha già carni di solito di quelle che si comprano al supermercato. Regolatevi anche con quello se volete cimentarvi magari per la prima volta nella cottura sul camino. Adesso lo lascio tranquillo e tra un po' ci sarà ancora da aggiungere fuoco, perché il fuoco, come dicevo, deve essere sempre vivo.
Allora, è mezzogiorno, il pollo è pronto, adesso dobbiamo solo tirarlo giù dal camino e farlo a pezzi. Come vedete abbiamo messo anche una pentola con delle patate, così almeno sono cotte, abbiamo anche le patate arrostite. Ecco qua il pollo allo spiedo è pronto. Con un termometro da cucina abbiamo misurato la temperatura, sono 80 gradi all'interno, perciò va benissimo. Abbiamo fatto anche le patatine. Adesso lo porto su, lo tagliamo, andiamo a tavola e questo ce lo mangiamo noi. Cottura perfetta!